Ti rendi conto che io mi sono dissato con questa persona? Esatto. Esatto. Penso che la live al Cerbero l'altro giorno, ragazzi, è stato il punto più basso di tutta la mia carriera, che già è bassa di suo, eh. Cioè, già non è una gran carriera. Ma ieri proprio, l'altro ieri abbiamo toccato il punto più basso nella mia storia del web, letteralmente. Chiedo scusa a chi era presente. Non so cosa dirvi di più. Che ne pensi della lingua degli dei? LGBTQIA+, antirazzista, antiabilista, transfemminista, urge to abolish lo stato cis-etero, patriarcale, patriarcale, cattofascista. Posso dire una roba? Una roba per cui anche mia mamma mi ha insultato, la dico al volo. Secondo me, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, le tasse altissime, la disoccupazione ai massimi storici, il fatto che i politici fanno un mangia mangia con soldi pubblici, la malgestione appunto dei fondi pubblici e l'assenza di servizi proporzionali alle tasse. Tappiali godo che devi andartene dall'ufficio. Barbone da quattro soldi, K e KW. Ma ce l'hanno casa? Se vuoi puoi dormire nella Appunto. cuccia del mio cane, poveraccia. Secondo me, raga, preoccuparci del DL Zan dovrebbe essere l'ultimo dei problemi. Perché sì, ok, è brutto che le persone vengano discriminate per bla bla bla, è brutto. Ma anche io quando esco per strada becco i Maranza che mi picchiano perché sono uno streamer, anche il Gabrone, anche Futur, chiunque. Ma non è che dobbiamo fare adesso anche la legge anti-Maranza e se non la fanno è ingiusto. Ci sono problemi più grossi, secondo me, di cui, per cui andare a protestare in piazza. Secondo me, perché un paese in cui paghi il 50% di tasse, il 50% di tasse, senza servizi, quei soldi se li inculano le associazioni a delinquere, senza una cazzo di disoccupazione, un incentivo a far lavorare i giovani, è un paese che non deve, come obiettivo primario, preoccuparsi di queste robe, che non sono stronzate, ma non è la preoccupazione primaria, secondo me. Porca di una puttana! A me fa incazzare che tutti quelli che vanno a protestare in piazza è gente mantenuta dai genitori, che fa un lavoro del cazzo normalissimo a nero o che non ha mai fatto un cazzo nella vita, nella maggior parte dei casi, in una buonissima percentuale dei casi. E non ha un cazzo di cui parlare nella vita se non di dove piace mettere il cazzo, di dove piace sforbiciargli la figa e robe del genere. La comunità LGBT serve a tutelare le persone omosessuali, già di suo, non serve altro, esiste già. Non serve altro. Poi che tu ti senti un unicorno, una fata, un cazzo in gola, non mi interessa, non è importante. Anche io quando mi becca la gente per strada mi dice: cazzo, ti facevo più alto, ci sto male anch'io, raga. Non è che però devo fare la legge. Dove non... Tra l'altro, nel DDL Zan mi pare che c'era anche una roba, per esempio, dove tu non puoi dire a una persona che so, sei ciccione. Perché, cioè, capito? Ma io sono basso. Io alle medie venivo bullato malamente perché ero alto, cazzo, 1,10 m, raga. Presente. Ma non è che, cazzo, la cosa più importante nel paese è fare in modo che il Franceschino delle medie non veniva bullato perché era basso. Prima risolvere i problemi grossi, ovvero le tasse, la malgestione dei soldi pubblici, la disoccupazione e roba del genere. Poi risolviamo il problema che il Franceschino è basso e viene bullato. No, 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 non mandare ste robe. Non mandare ste robe, non mandare ste robe. Non mandare ste robe, prendere le distanze. Prendere le distanze. Cioè, capito? Se io la vedo così e vedere sinceramente tutta quella gente in piazza a fare la caciara, quando se avessero messo una protesta per le tasse troppo alte, la malgestione dei soldi pubblici, la disoccupazione ai massimi storici, nessuno sarebbe andato. Nessuno sarebbe andato, raga. Nessuno. Ci sarebbero stati un centesimo delle persone. Però quando si parla di dove ti piace prendere o mettere il cazzo, automaticamente la massa arriva. Che nervoso. Perché poi sono il primo a supportare la LGBT. Però non questo scempio, cazzo. Ma vabbè, andiamo avanti. Scusate lo sfogo, ma mi fa abbastanza incazzare questa roba. Weakest social boom enjoyer, strongest cerebral vasculature enjoyer. Sì, ma è ovvio che gliela mettiamo in culo la chat del cerebro, raga, mi pare. È il minimo. Ma poi la chat del cerebro, ho visto, sono mega tossici. Cioè, stavo vedendo oggi, Sì. Sì. c'era tipo, come si chiama? Oh, Alessica? L'ho appena finita, posso? Sì, l'ho messo lì, vero? Grazie. Ma no, poi le ricompro. E ho visto che oggi c'era tipo una live dove si parlava di... cos'era? Tipo mental coaching, c'era Anthony Di Francesco.
Non so Che da dove c'entra col mental l'hanno coach? ripescato, mi sa che si è messo a fare il mental coach, una roba del genere. Sì, no. E praticamente, ce ne sono 50 accendini. E praticamente, cos'è che facevano? C'era una tizia che faceva la mental coach, e la chat del cerebro era lì, che non aspettava altro che sbagliasse una parola, che comunque è un lavoro un po' discutibile, chiaramente, che sbagliasse una parola per boom. Cioè, tipo, lei diceva, no, perché in Bocconi c'è un master di mental coach. Tutti quanti in chat. È un corso, non è un master, è un corso, è un corso, è un corso, non è un master, bugiardo, è un corso, non è un master. E lei Che diceva, noia. sì, lei diceva, raga, tranquilli, cioè nel senso corso, master, mi sono confusa. E no, è un corso, ladra, ladra. Boh, grazie, grazie, nel chip di Ti rendi conto che stai gesticolando alla stessa maniera dei maschioni di Vialeco? 100. Cotto, blasta pesantemente il cerebro podcast. Che parlava del fattore di essere umani, ha detto, siamo umani. Lì non c'era il discorso che bisogna essere umani, cioè mi hanno rovinato, mi hanno letteralmente rovinato del Appunto, sono tutto. C'è tutta rovinato. gente a insultarmi a sinistra e a destra senza motivo, siamo umani, bisogna essere gentili con la gente. Ma se loro campano sul dissing delle altre persone, sul Vabbè, è dissing di vero. tutto, essere umani, siete la feccia di Twitch, non è il Vabbè, discorso, cioè. questa è una considerazione personale, però che effettivamente campano sul dissing, cioè il loro massimo apice è stato Rosario Riccardo, che era un po' una sbugiardation dissing in diretta, quindi fin lì sono d'accordo, poi la feccia di Twitch c'è di peggio, secondo me.